Salvatore Godetta e Marco Franceschini. Grazie, ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, grazie Luca. È stato veramente difficile riuscire a recuperare tutto il materiale dei post pubblicati sul gruppo Se un agente immobiliare se. Noi abbiamo cercato di fare al meglio questo lavoro, speriamo di esserci riusciti. Ci piaceva creare anche un momento durante questo evento per premiare i post più divertenti e più simpatici, perché il divertimento è stata la vera chiave del successo del gruppo. Quindi per questo abbiamo voluto dedicarci a questa sfida, Marco, vero? Sì, bene. Allora, io adesso pubblicheremo una serie di post, quelli che sono stati poi, diciamo, votati e sono arrivati in nomination. Quindi ci sarà una sorta di premiazione ovviamente goliardica. Siete pronti? Dai! Inizierei con la premiazione del premio Confusione. Nicola Cavini, 23 agosto. Quanti vani ha il suo immobile? Due nel salone e uno in cucina. Vani, non divani! E per il premio Furbizia 2014, Fabio Olivieri, che il 14 aprile ha postato: accompagnando un collega ad un appuntamento, la moglie dell'acquirente, non avendo capito che ero dell'agenzia ma piuttosto mi credeva il figlio dei proprietari, si avvicina e mi dice: questo è il mio numero di telefono, la casa può interessarci ma non vogliamo pagare l'agenzia. Rob Fleming invece il 22 agosto ha postato: cosa che succede? Signora, mi scusi, ma siccome vorrei far vedere la casa anche a mia suocera, non è che potrebbe darmi le chiavi? Solo per un po'. Marina Canzena, 5 aprile. Telefonata pomeridiana. Buongiorno, trattate affitti estivi? Certo signora, mi dica. Guardi, vorrei un appartamento, eccetera, eccetera, eccetera. Le scrivo alloggio, do il prezzo, il periodo richiesto. La signora mi dice: ma è arredato? No, guardi signora, lei il 1° di agosto si porta giù i mobili e se li riporta via la partenza. Il vincitore del premio Furbizia 2014 è Francesco Altomonte, 28 agosto. Che meraviglia. 2 minuti fa. Salve, ho visto l'annuncio, sarei interessata ad una trattativa tra privati però. Certo signora, aspetti che vedo il numero del proprietario. 3492. Palle 2014, Luca Rosso, 1° agosto. Venerdì 1° agosto, ore 21:15. Squilla il cellulare mentre siamo a tavola per la cena. Tutti gli sguardi su di me, numero sconosciuto. Mia moglie: non rispondere, siamo a tavola. Idem mia figlia. Rispondo: pronto, mi scusi l'orario, chiamo per il cartello visto in piazza vicino alla Metro. Potrei sapere il prezzo? Buonasera signora, solo il prezzo, che tipologia è? No? Sì, ma il prezzo è il più importante, sai, è una pura curiosità. Mi perdoni signora, lei cosa sta cercando? In verità nulla, era solo una curiosità. Capisco signora, mi scusi, giusto per curiosità, non potrebbe chiamarmi lunedì? E per il premio, questa è casa tua, Alessandro Peisino, 19 giugno. In acquisizione. Signora, lei nasce? Lei ha l'ace? No, ma se vuole vado al supermercato a comprarla. E vincitore del premio Io Muoro, Ilaria Cioloni, 9 giugno. Sta avvenendo ora, il collega prende le prime informazioni in merito ad un incarico di locazione. I proprietari sono seduti di fronte a lui. Signora, quanti vani? No, è semi-arredata ma non lascio i divani. E poi, signore, accessori? E beh, oltre ai mobili lascio la lampadina vicino al letto e l'aspirapolvere. Con questa sono esplosa. Adesso arriviamo al premio Parolacce e Affini. Francesca Congiu, 10 maggio. Se anche tu hai un cliente che vuoi fare... anche tu hai un cliente che voleva la casa di 100 metri scopabili, la cucina mangiabile, il boiler dell'acqua calda e l'altro notarile lo chiamava Roger. Allora sai quanto è difficile arrivare a casa.
fatto presso lo studio del notaio arrogante e l'Aquirente. Fermi tutti, chi è questo notaio arrogante? Lo avete scelto voi? Io ho già il mio di fiducia. Signora, stia tranquilla, andiamo dal suo se vuole. Il notaio arrogante lo conosciamo, ma se vuole il suo, che nome mettiamo? Ancora per il premio Panovacci Affini, Mario Principato, 2 aprile. Una cliente parte venditrice, ti porta i documenti dell'immobile in ufficio spiegandoti che tra le carte della successione c'è anche l'albero ginecologico. Massimo della Penna, 19 marzo. Telefonata da Volantino. Scusa, ho visto la volantina dell'appartamento con la cucina mangiabile, termotonico e che si può comprare tutto con la mutua. Telefonata vera. E al premio Panovacci Affini partecipa anche il mitico Luca Gravaccioni, il 31 marzo ha pubblicato. Se le facenti complicate sì, alla signora anziana venditrice, hai detto, signora lei è d'accordo, possiamo fissare una visita periodica già per martedì, la signora è tutta tranquilla. Allora tu, ma quale visita periodica? Dottore, io sto benissimo, ma che per preoccupare uno dello strato, pure te, aspetta, mi sono perso. Pure di questo per vendere le case? Il vincitore, premio Panovacci Affini, Eleonora Cruciani, 28 marzo. Se entra una signora per affidarti la casa, inizia il discorso dicendo quello stronzo di mio marito è partito con quella mignotta della padana. E arriviamo al premio Highlander 1987, Gianni Amadio, 23 marzo. Premio botta di culo, ok, Dennis Aghittino, 31 marzo. Perfetto. Acquisisco un appartamento, carino, con un giardino 500 metri dal mare, tenuto bene a prezzo adeguato. Unica pecca, nord, piena. Talmente a nord che c'erano due pinguini e l'erba del giardino faticava a crescere. Passo l'immobile a due colleghi e da lì parte la scommessa. Chi riesce a vendere vince una cena. Passano i mesi senza esito, poi mi chiamino. Chi mi entra in ufficio? Una coppia di ordini. Li lancio in macchina, li porto sul posto dove guardando sommariamente l'orologio, escono in giardino e mi chiedono, dal profondo dei loro occhi blu. Lei mi garantisce che qui il sole non batte, sa, con il nostro problema? Rispondo, mi garantisco sul mio onore, che qui non batte neanche un raggio di sole. Spegni la carta. Premio Highlander 1987, Gianni Amadio, 23 marzo. Se durante la valutazione chiedi, signora, l'impianto elettrico mi sembra originale degli anni 70, e lei? No, l'abbiamo rifatto poco tempo fa per la comunione di mio figlio. E in quel momento entra il figlio quarantenne. E per finire, il premio dell'anno, premio Arma Letale, Alessandro Aleggiani, 29 aprile. Affittasi casa, chiedere alla signora di sotto, la fa vedere a tutti. Grazie, grazie a tutti. Ciao, qui sul palco con le Maccioni, Massimiliano Russo, sempre in regia. Siamo giunti così alla fine e voglio darvi il senso di quello che è successo. Questa chiusura la conosco solo io. Noi crediamo che quello che è accaduto oggi si debba ripetere, non solo da tanti, ma tutti i giorni, in tutte le riunioni associative, in ogni incrocio di lavoro, in ogni telefonata, consulenza, in ogni pubblicità. Ci hanno preso per matti, per opportunisti, ma noi siamo andati oltre. Abbiamo cercato di vedere il buono di questa categoria e per queste idee ci siamo impegnati giorno e notte. Non chiediamo nulla, se non quello di continuare su questa strada. Condividete e collaborate nel business. Scusate. Confrontatevi e impegnatevi per tutta la categoria, partecipando di più, non importa in cosa, di più. Se sarà così, avremo la certezza che oggi sarà davvero stata una giornata.